storici una bella sfida. Che gara si aspetta? Beh, sicuramente una partita di cartello, importantissima per questo campionato, fra i due pubblici migliori direi di tutta la Lega 2, ma direi fra i primissimi in Italia, e quindi già questo è sufficiente per farla considerare una grande sfida. Poi anche uno scontro al vertice, ci sono tante implicazioni, anche una storia importante da far ripartire, insomma, tante motivazioni. Non è la Serie A, però, come lei ha ben detto, sorpasso per record di pubblico, dalla prima del Palaverde a una partita della Viola di due settimane fa. Due città che hanno una grandissima voglia di pallacanestro, la rivalità sta a margine, ma che gara si aspetta? A suo avviso questa Viola, nonostante l'infortunio di una prima cardine come Rush, può dare il filo da torcere alla sua Treviso? No, non ci sono dubbi, penso che Viola sia chiaramente favorita, giocando in casa, si sa che le assenze in tempi brevi fanno avere una reazione a tutti gli altri giocatori, e quindi molto spesso le squadre che hanno un'assenza nel breve giocano meglio. Noi abbiamo giocato senza il nostro playmaker titolare, le prime partite le abbiamo vinte tutte, spesso succede questa cosa qua, quindi non mi aspetto assolutamente una Viola dimessa, è una grande di questo campionato, una delle favorite al vertice per i playoff, e quindi sarà una partita per noi durissima, cercheremo di affrontarla al meglio. Basket in crisi oggi più che mai, cambieranno nuovamente i nomi dei campionati e tante situazioni traballanti, una su tutte Forlì che dice addio ai campionati, ma non è la sola, non è il solo caso. Che futuro auspica per questo movimento? Ma noi però nella pallacanestro siamo specialisti a essere disfattisti. Le squadre che hanno problemi ci sono sempre state, e io ricordo di aver fatto 20 anni fa, ma forse anche 30, campionati di Serie A. Una volta ricordo Desio che ha fatto tutto il campionato con i bambini, altre volte un'altra volta Pavia che ha fatto il campionato tutto con i bambini, altre volte Napoli che è stata estromessa dal campionato. Cioè adesso volevo ingigantire tutto come se ci fossimo alla tragedia. Io sono più propenso a dire questo campionato di Silver è meraviglioso, ci sono squadre in terza lega come la Silver o addirittura in quarta lega come la Fortitudo che hanno 3-4 mila spettatori. A parte il calcio, nessuno sport in Italia si sogna neanche lontanamente questi numeri e questa passione. Quindi se poi si parla di crisi economica, oggi la crisi economica c'è in tutti i campi, non è che c'è nella pallacanestro, ma a livello di passione, a livello di entusiasmo, mi sembra che la pallacanestro sia viva e vegeta, e penso che saremo i primi noi addetti ai lavori a dover parlare di questo, e non sempre solo del fatto che mancano i soldi, che in questo momento, ripeto, i soldi mancano. Poi che dovremmo essere un po' più bravi e magari gestire meglio situazioni come quella di Forlì, è chiaro, siamo d'accordo tutti, lì sono stati fatti degli errori anche politici probabilmente, o comunque di chi aveva delle responsabilità di controllare questa cosa, ma gli errori si sono sempre fatti, ci sono in tutti i campi, e non mi sembra di vedere una pallacanestro che non ha entusiasmo, e questa credo che sia la cosa che interessa di più. Qualche anno fa, bene, Reggio Calabria trionfando con la Torino leader della DNA, quest'anno si aspetta un campionato anche in chiave di continuità molto più equilibrato in vetta. Sì, è un campionato equilibratissimo, ma quello non è che fosse, poi noi alla fine siamo stati bravi ad allungare, ad avere un bel vantaggio, ma non è che le partite per noi fossero facili. Poi vincemmo 3-0 tutti e due i turni di playoff, ma sempre negli ultimi due minuti tutte le partite non dominiamo mai. Quindi anche quello è un bellissimo campionato, sinceramente devo dire la verità, a me i campionati, quei campionati senza stranieri, io li rimpiango, perché secondo me erano più belli e avevano, trasmettevano un entusiasmo ancora superiore a questo. Però per non essere disfattisti, se le scelte politiche sono quelle di mettere gli stranieri anche in terza lega, e mi dicono dalle prossime anche nelle leghe successive, è una cosa che assolutamente non condivido, che non credo faccia bene al nostro movimento, ma che però cerchiamo di usare nel migliore dei modi, e questa Lega Silver, ripeto, è comunque molto bella. Tanti effettivamente rimpiangono quella Serie A 1
con tanti italiani e due stranieri per alzare il livello, non tanti stranieri per rendere uniforme un livello sempre più confusionario. Ma lo dimostrano anche i successi di pubblico, io vedo anche le mie esperienze personali. Torino siamo arrivati ad avere partite da tutto esaurito con 5.000 spettatori, 6-7 volte l'anno scorso i nostri giocatori cardine erano giocatori italiani, poi avevamo anche due stranieri ovviamente, però i giocatori. Quest'anno Treviso e la pallacanestro è ritornata con oltre 4.000 spettatori praticamente ogni partita casalinga e chiaramente abbiamo due buoni stranieri, ma la squadra è chiaramente basata sugli italiani. Reggio Calabria uguale, mi sembra che abbia questo entusiasmo straordinario in campionati dove gli stranieri sono pochi e sono di completamento. Il campionato di Serie A in questo modo fatica a essere seguito, poi magari dove si vince molto è seguito lo stesso, però col fatto che le squadre poi cambiano totalmente di anno in anno e anche con la situazione economica che c'è è difficile, una volta che dei giocatori stranieri hanno fatto una o due buone stagioni, poterli mantenere, poter costruire la squadra su di loro, e diventa difficile anche affezionare il pubblico, e mi sembra che in Serie A non ci sia lo stesso successo di pubblico che abbiamo in queste piazze. Non ho i dati, quindi posso sbagliarmi, però mi sembra che oggi più che mai la vivacità del nostro campionato si vede in certe piazze e si vede dove le società programmano e hanno tanti giocatori. Ecco, in Serie A fanno benissimo squadre per esempio come Reggio Emilia, che hanno tanti ragazzi cresciuti in casa, tanti ragazzi a cui la società, la gente, il pubblico si affeziona. Questa credo che sia veramente la strada per una grande pallacanestro.